Buonasera a tutti dal Pala Roma di Montesilvano da parte di Federico Bobbi e benvenuti alla diretta di questa prima giornata del Gold Round, seconda fase del campionato di Serie Elite tra Montesilvano e Ternana. Le squadre stanno entrando in campo, intanto diamo lettura delle due formazioni partendo dai padroni di casa. Con il numero 1 Anna Carolina, numero 5 il capitano D'Incecco, numero 6 Di Pietro, numero 7 Amparo, 9 Nanà, 10 Noè Reyes, 11 Troiano, 12 Borges, 17 Guidotti, 20 Di Turi, 22 Mansueto, 23 Bellucci, allenatrice Francesca Salvatore. Leggiamo anche le formazioni delle rossoverdi. Ricordiamo che sono fuori per squalifica Carmen Bernardo e Jessica Giana, fuori anche dalla lista delle 12 ragazze Neca, che ha avuto un problema, che ha fatto un riscaldamento precauzionale, ma il mister ha deciso di lasciarla fuori. Con il numero 1 quindi Cipriani, numero 3 Guti, numero 4 Coppari, numero 7 Pasqual, numero 9 Gomez, numero 10 Donati, numero 12 Gabi Tardelli, 13 Azevedo, 16 Bisognin, 22 Trumino, numero 28 Micangeli, numero 30 Torelli, allenatore Marco Schindler. I direttori di gara Mario Filippini e Alessandra Carradori di Roma 1, al crono Domenico Donato Marchetti di Lanciano. È tutto pronto, quindi si inizierà a momenti. Vi possiamo dare tra poco anche i quintetti delle due formazioni. Il Montesilvano è già schierato, in porta Anna Caterina, poi diamo la numero 7 Amparo, l'ex di questa partita, Bruna Borges, la numero 23 Bellucci e il capitano D'Incecco. Per quanto riguarda la Ternana invece, starting five, Gabi Tardelli in porta, Pasqual da ultima, Guti, Bisognin e Azevedo in avanti come pivot. Si può iniziare, quindi è partita qui la gara. Primo possesso di palla per le padrone di casa con Bellucci. Bisognin esce dietro per Pasqual, Guti sopra per Azevedo, su di lei c'è Borges che recupera palla, può far partire l'azione d'attacco del Montesilvano. Amparo sulla sinistra, si porta la palla sul mancino, il tiro e gol. Il gol dopo appena un minuto e 11 secondi. Ricordiamo 1-0 per il Montesilvano dopo poco più di un minuto. Tanto va il tiro, Azevedo. Così è, Borges la supera, può andare al tiro, Gabi para. Ma recupera però palla Bisognini che può ripartire veloce. Una sorta di 3 contro 2, sbaglia però la suolata. Per palla che rimane lì, Amparo, brava Giuliana, bisogna recuperarla, ma la recupera ancora Amparo che poi se ne va addirittura su Guti, allarga per Borges, Borges rientra, brava Pasqual, Bisognin, ancora scambio con il capitano rossoverde, può puntare da sola, brava, buon lavoro della spagnola, Guti, Azevedo fa un cenno alla panchina, allarga per Pasqual, altro cambio volante, entra Ludovica Coppari, bel tacco di Guti al posto di Bisognin, il tiro, rimessa laterale per la Ternana, scambia corto per Gomez, ancora per la numero 4, gira tutto sulla sinistra per Pasqual, sopra per Guti, Guti è costretta a giocare ancora dietro per il capitano rossoverde, palla sopra per Gomez, di testa allarga bene per Pasqual, Gomez, tanto fallo, cioè va il tiro Gomez, palla fuori. Scambiano le giocatrici del Montesilvano, palla che arriva, forse uscita, no, Pasqual riparte, cerca una compagna, la trova in Guti, ma attenzione, brutta palla, può ripartire Borges, brava Ludovica Coppari a recuperare.
Scambio ancora la numero 3. Triangolo con Pasquale, c'è un fallo. Fallo di Dincecco e viene anche ammonita. Rimessa laterale, Guti cerca di superare Borges, c'è davanti per Gomez. Però controllo maldestro della numero 9. Reyes cerca sopra Pasquale, può ripartire il contropiede quindi. Pasquale, bene sulla destra per Compari. Può mettere in mezzo Gomez. Suggerimento un po' indietro per Pia Gomez. Buona occasione questa. Nanà cerca il triangolo con Amparo, buono! Palla di sinistro, brava Gabi Tardelli a dire di no. Guti cerca il triangolo in mezzo, recupera Borges, può andare al tiro, su di lei c'è Bisognin, va al tiro, il palo! E forse la sfortunata autorete di Gabi Tardelli. 11 e 34 al termine, c'è il raddoppio da parte del Montesilvano. Bisognin recupera però palla, Amparo, Amparo in mezzo, c'è Borges, servita Borges di sinistro. Palla che esce di pochissimo. Guidotti cerca il passaggio in mezzo per Nanà, troppo lungo, recupera Gabi che cede subito per Azevedo, litiga con la sfera, recupera quindi palla Nanà, va al tiro, deviazione. Gabi la fa sua. Azevedo cerca di girarsi, sbaglia però il passaggio. Riparte quindi Amparo, fallo di Giosita Azevedo che viene anche ammonita giustamente. Palla cercata Nanà che scarica bene per Amparo. Amparo su di lei c'è Amparo, si... intanto si gira Nanà, altra deviazione. Bisognin, Bisognin prova il tiro di destro. Ti scambi di nuovo con la numero 7, palla in mezzo, palla arriva Nanà, cerca di alzarsela, esce Gabi e la devia. Dincecco allarga per Amparo. Guti può ripartire il contropiede di Nanà. Azevedo sulla laterale sinistra, c'è Pasquale, ennesimo errore. Tanto tutta azione personale di Bellucci che supera Pasquale, va a murare Ludovico Coppari che si guadagna anche la rimessa laterale. Pia Gomez recupera, riparte la Ternana, Coppari a campo, può attaccare la fascia sinistra, palla sopra per Gomez che poteva anche provare il tiro sinistro, cerca di liberarsi sul destro. Bisognin, Coppari cerca il tiro di prima, Borges mura, 2.49 al termine. Batte Coppari però recupera palla Borges, un 2 contro 2 del Montesilvano. Troiano cerca di portarsi la palla sul sinistro, il tiro di Gabi Tardelli, palla rimane lì che esce di pochissimo. Rimessa subito veloce, brava Guti a servire Gomez, si libera di una giocatrice, ancora Gomez, non cerca di poteva anche andare al tiro, non trova lo spazio. Reyes, Amparo, Nanà, palla sopra, esce Gabi e mette in fallo laterale. Di nuovo per la numero 7, si sposta la palla sul destro, finta, mette in mezzo di sinistro, bella parata di Gabi con i piedi. E finisce questa prima frazione, 2-0 per il Montesilvano. Stesso quintetto per questa inizio di ripresa per quanto riguarda la Ternana. Se non vado errato per il Montesilvano c'è Guidotti in campo, al posto di Bellucci. Rimessa laterale quindi in favore del Montesilvano, palla scodellata in mezzo, recupera Gabi. Rilancia subito verso Azevedo, bellissima palla, mette giù la portoghese, accerchiata però da tre avversari. Brava Guti sul pressing, attenzione fallo, fallo di Dincecco, poteva strare anche il cartellino giallo. Guti si stava involando verso la porta, c'era l'ammunizione per il capitano del Montesilvano. Guti, pressing di Amparo, Pasquale, in mezzo c'è Azevedo, oh fallaccio di Bellucci, giallo questo, oh. Che neanche in questo caso viene ammonita inspiegabilmente, fallo da dietro sulla portoghese. Pasquale, Guti va al tiro di Mancino, deviata da Borges la sfera, quindi calcio d'angolo, palla sopra che arriva per Pasquale. Pasquale prova il destro al volo, sfera che termina sul fondo però. Guti perde un brutto pallone in mezzo al campo, poi va a subire il fallo Amparo. Amparo cerca il gioco di gambe su Guti, va al tiro di sinistro, Gabi para senza grandi problemi, riparte quindi la Ternana, Gomez, Pasquale, Guti sopra per Pia Gomez ancora che si allunga però la sfera,
Su di lei c'è Dituri, Gomez, palla dietro per Pascual. Ancora Cudi a campo, può andare al mancino, palla che termina sopra la traversa. Gabby Tardelli cede per Bisognin, a campo Pascual, sale, si libera di Dituri, bel gioco di gambe di Pascual. Coppari può andare uno contro uno, il tiro e il palo. Palo della Ternana, colpito da Ludovica Coppari. Ancora Bisognin, su di lei c'è il pressing di Amparo, poi subisce fallo e viene anche ammonita Giuliana Bisognin. Scambio, il triangolo di nuovo in mezzo per Bisognin, che non ha... E il tiro! Lob! Molto probabilmente. Riparte quindi la Ternana, recupera però Amparo, attenzione in porta, non c'è nessuno. Va al tiro Borges, traversa, palla rimane lì, Nanà! Salva sulla riga Pasquale. Il tempo c'è. Bisogna ragionare, intanto fallo, anche in questo caso non fischiato. Pascual, Azevedo, Pascual, Bisognin, Gudi, di nuovo per Bisognin. Bisognin prova ad andare al tiro di destro, palla che termina alta sul fondo. Brava Coppari a non perdere questa palla. Pascual, Bisognin, Gudi, può centrarsi, va al tiro, Anna Carolina mette in angolo. Recupera Pascual, Gudi, bel tacco che si libera di... di Amparo, ancora Cudi, fallo di Nanà. Neanche in questo caso vengono tirati fuori i cartellini da parte del direttore di gara. Qual e Coppari, sulla palla c'è Bisognin, vedremo se andrà al tiro diretto. Così è, tiro strozzato però che sarebbe uscito sul fondo. Guidotti mette in fallo laterale, batte quindi il Montesilvano. Bellucci, palla in mezzo e arriva anche la terza rete. Assist di Guidotti per Nanà, 3-0 del Montesilvano a 3:37 dalla fine. Pascual, Pia Gomez, brava palla in mezzo, Cudi di sinistro, servita da Azevedo, imprecisa però, peccato. Gioco di gambe, può liberarsi per il tiro, palla in mezzo, Guidotti, il tiro di Amparo, grande parata con i piedi di Gabby Tardelli. Di nuovo la numero 7, Bisognin, palla che termina per Cudi, il tiro. Forse c'è stata una deviazione, sì. Bisognin, Cudi, palla per Gomez, in mezzo, Azevedo. E neanche in questa occasione riesce a mettere la palla in fondo al sacco la portoghese, murata da Guidotti. Ancora Cudi, in mezzo, Azevedo, di nuovo di destro. Borges, Anna Carolina, attenzione il pressing di Pia Gomez, palla che rimane lì. E smanaccia l'estremo difensore del Montesilvano e mette in angolo. 15 secondi al termine. Silvano Borges, un secondo alla fine, si invola in cerco ma finisce qui. 3-0 il risultato finale di questa prima giornata qui dal Pala Roma. Due gol nella prima frazione, quella di Amparo e di Bruna Borges. Nanà chiude il match nella ripresa, 3-0 il finale. Da Federico Bobbic è tutto, dal palazzetto Corrado Roma di Montesilvano, una buona serata a tutti.